Eccoci qua, buonasera, buonasera, bentrovati da Roberto Bonfantini, speciale questa sera sulla ripartenza del calcio giovanile. Andiamo a vedere il tema di questa serata, ne parleremo come nostra consuetudine in questi speciali con tanti addetti ai lavori e allora vado subito a presentare i nostri ospiti di questa sera, iniziando da Luca Fusi del Bellarige Marina 1956. Buonasera Luca. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera ad Elvio Serighini dell'Accademia Rimini Calcio. Buonasera Elvio. Buonasera a Ci sei? tutti. Buonasera Ok, buonasera Elvio. Buonasera Pierangelo Manzaroli, a tutti, invece, sì. della, sì, ok, ci sento, perfetto. Della Polisportiva Riccione Football Future. Buonasera Pierangelo. Buonasera Roberto. Buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo, un caro saluto a tutti i colleghi invitati. Buonasera ad Andrea Signorini della Vis Misano Football Club. Ciao, buonasera a tutti. E poi andiamo a salutare Dario Vanni invece dell'Accademia Calcio ASAR. Buonasera. Buonasera a tutti. Andiamo a salutare anche Roberto Fabbri della Perla Verde Calcio Riccione. Buonasera. Sì, buonasera agli ospiti e buonasera agli amici di casa. E ultima, ma l'abbiamo inserita per prima nella nostra presentazione perché abbiamo anche una donna tra di noi ed è la nostra Lela, però è al secolo, Emanuela Molari dell'Athletic Poggio. Buonasera Lela. Ciao a tutti. Ok, adesso ti abbiamo sentito, perfetto, benissimo. Allora, questi sono i nostri ospiti, avete visto, insomma, sarà sicuramente una serata interessante. Cercheremo di vedere, insomma, come le nostre società stanno applicando il protocollo della FIGC per la ripartenza del calcio giovanile, quindi tema molto interessante per le nostre società e lo faremo come in tutte le trasmissioni che si rispettino, dopo un po' di pubblicità, proprio poca, restate con noi e partiamo. I fratelli De Luca ti aspettano al ristorante Musica Frontemare e al ristorante Pizzeria Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita a Riva Azzurra di Rimini, all'altezza del Bagno 121. Al Frontemare potrai gustare un ricco e vario buffet, sia a base di pesce che a base di carne. Frontemare, direttamente sulla spiaggia e con un'ampia sala unica con oltre 400 sedute, è il locale ideale per compleanni, cene sociali, cerimonie ed eventi. Allo Zodiaco troverai tante specialità a base di pesce, primi fatti in casa e pizzeria con forno a legna. Frontemare e lo Zodiaco a Riva Azzurra di Rimini. Qualità, professionalità e particolare attenzione ai propri ospiti, anche nel prezzo. Per info e prenotazioni telefono 0541 47 85 42. Passa parola. MediPlus SRL, salute, benessere e qualità ambiente. Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione. Rivendita di prodotti per la salute e di dispositivi medicali, elettromedicali e di materiali di consumo per ambienti sanitari e non. MediPlus SRL, telefono 0541 179 55 12. Email info@mediplussrl.it. Sito internet www.mediplussrl.it. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit effettua visite specialistiche di vario tipo ed esami diagnostici utilizzando apparecchiature mediche all'avanguardia sotto l'attenta osservazione dei migliori medici e specialisti, con due risonanze magnetiche, di cui una ad alto campo particolarmente adatta per pazienti claustrofobici ed una TAC Total Body a basso dosaggio di radiazioni. Sapremo darti un servizio ancora più completo e attento alle tue esigenze. Tutti gli esami e le visite sono eseguibili sia in forma privata che convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit lo trovi a Misano all'interno dell'autodromo Marco Simoncelli. Telefono 0541 61 10 95. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Sì.
Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca, centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Un'azienda proiettata nel futuro deve avere fondamenta solide. Alca Servizi, grazie ad un'ampia rete di consociate, è in grado di fornire assistenza ai propri clienti a 360 gradi. Con operatori generici e specializzati, Alca Servizi offre servizi di facchinaggio e receptionist, pulizie industriali e civili, manutenzione aree verdi, trasporto e logistica. Affidabilità, qualità, flessibilità ed una costante e periodica ricerca di personale serio e competente sono i nostri punti di forza, perché la soddisfazione del cliente è il nostro migliore biglietto da visita. Alca Servizi, via Bidente 1B, Rimini. Telefono 0541 179 5512. Sito internet alcaservizi.com. Eccoci qua, ancora ben trovati, buonasera a tutti, eccoci pronti per questa nostra chiacchierata relativa alla ripartenza del calcio giovanile. Allora, io inizierei per un po' anche andare a vedere come vi state muovendo come società da Pierangelo Manzaroli della Polisportiva Rizzone Football Future. Ancora ben trovato Pierangelo, allora raccontaci un po' come state ripartendo. Allora, è chiaro che stiamo vivendo una situazione particolare, una situazione assolutamente non normale e che probabilmente ci ha trovato anche spiazzati in un primo momento. Sono stati tre mesi veramente drammatici sotto ogni punto di vista, dal punto di vista sociale, economico, tanto purtroppo ne stiamo pagando più o meno tutte le conseguenze e anche l'attività sportiva calcistica chiaramente ne sta risentendo, soprattutto da un punto di vista organizzativo e di programmazione, perché siamo un po' al termine della stagione ufficiale e dobbiamo pensare, dopo tutto questo, questa drammaticità che ci è catapultata addosso, a poter riprogrammare su delle basi ancora credo piuttosto incerte e che di difficile individuazione. Noi chiaramente come sezione calcio di un contenitore molto più grande, la Polisportiva Riccione, abbiamo cercato innanzitutto in questi tre mesi di lockdown di stare molto vicino alle famiglie, di stare vicino ai ragazzi soprattutto, con i quali si erano create delle relazioni e delle situazioni che ci avevano veramente gratificato dal punto di vista umano. E l'abbiamo sentito in maniera spontanea dover stare vicino a loro, perché credo che sia stato anche un bisogno dal punto di vista psicologico dare loro un certo tipo di supporto. È stata una fatica, perché comunque nonostante all'inizio poteva sembrare un qualcosa anche di divertente poter divertirci online, non dico allenarci online, divertirci online e poi comunque nel tempo mantenere una certa attenzione e una certa qualità delle lezioni è stato veramente complicato, però credo di aver fatto insieme a tutti i miei collaboratori un buonissimo lavoro e ne siamo veramente soddisfatti. È chiaro che adesso bisogna guardare avanti e come sezione calcio Football Future abbiamo pensato, visto un po' l'incertezza, visto anche le difficoltà che comunque i protocolli richiedono per la ripresa dell'attività sportiva in essere, e abbiamo cercato di sfruttare soprattutto l'attività della piscina. E quindi abbiamo pensato, siccome è stata sempre comunque uno dei pilastri anche della nostra filosofia sportiva, cioè dare una multidisciplinarità al ragazzo stesso, calcio come elemento centrale, ma anche la possibilità di usufruire delle altre sezioni della polisportiva, abbiamo deciso, visto che il nuoto lo permetteva, di garantire quantomeno una ripresa sportiva sotto questo punto di vista. Tutto giugno lo passeremo, diciamo, in attività in piscina all'aperto. E poi dopo, da luglio, stiamo già organizzandoci con i vari istruttori per creare un'attività calcistica sul campo, nella speranza che il protocollo attuativo, che in questo momento inizia ad essere un qualcosa che si avvicina a un'attività strutturata calcistica,
possa ancor di più magari avere degli allentamenti. Ritengo che sia stato un buon warm up questo protocollo attuativo, forse però purtroppo un po' troppo datato, perché secondo me richiede già delle correzioni, però credo che sia per chi ha già iniziato, magari anche per noi quando lo inizieremo, se ancora non avrà avuto modifiche, un buon riscaldamento per potersi comunque parametrare a dei protocolli che saranno necessari, io credo almeno fino a settembre. Detto questo, l'attività, ecco, speriamo che la FIGC comunque trovi quantomeno il modo, soprattutto nella seduta stessa, non tanto nelle precauzioni sanitarie che secondo me devono rimanere, sul discorso sanificazione, sul discorso ingressi separati e su altri protocolli medici, perché secondo me quelle attenzioni non devono mai, almeno per il momento, cessare. Però all'interno della seduta, all'interno dell'allenamento, viene a mancare un elemento fondamentale come il contatto, comunque la partita, che soprattutto nel nostro caso, dove almeno per quest'anno è stata attività di base, è l'elemento centrale, e privare i nostri bambini di una partita o di una sintesi dell'allenamento dove possono veramente trovare la soddisfazione di vincere una sfida e togliere molto. Quindi ecco, se ciò non fosse, inizieremo sicuramente a luglio comunque, però mi auguro, ecco, che questo protocollo possa avere delle leggere modifiche, perché lo ritengo ormai già abbastanza adattato e soprattutto per la struttura dell'allenamento stesso, ripeto, può avere dei miglioramenti. A questo punto andrei da Luca Fusi, che tra l'altro è in viaggio, quindi così cerchiamo di coinvolgerlo subito, per invece sentire la situazione a Bella Reggia Marina, dove tra l'altro c'è un altro vivaio molto molto importante anche a livello numerico, quindi insomma nel vostro caso ci sono davvero tanti numeri da mettere assieme, e forse questo, con questo tipo di protocolli, di protocollo, non è semplice, Luca. È stata molto brava la società in questo momento, innanzitutto a chiudere la stagione attraverso la prima squadra, quindi dando la possibilità alla prima squadra di riprendere gli allenamenti, di finire la stagione e di avere il modo soprattutto di ringraziare questi ragazzi che in questa stagione hanno fatto un'impresa veramente notevole sul campo. E la società ha pensato proprio di ringraziarli cercando proprio questo incontro con questi allenamenti, mantenendo tutte le sicurezze, mantenendo il protocollo, sanificando quello che c'era da sanificare e tutto. E adesso sta già programmando quello che è la stagione 2020-2021, partendo logicamente dalle fasce più basse, e infatti da lunedì prossimo inizierà il centro estivo proprio per questi ragazzi, che così avranno la possibilità di riprendere, anche se sotto forma di tante altre attività, così il contatto tra di loro e il contatto quindi con la società. Ed è in programma anche di cercare invece con le fasce più grandi di fare un camp estivo, in modo tale da partire già verso la fine di luglio e poi andare avanti per tutta la stagione, per farli riprendere e farli soprattutto recuperare quel terreno che si è perso a causa di questo Covid-19. Quindi va dato merito alla società che sta lavorando, sta cercando di programmare il futuro, logicamente farà le scelte anche a livello di tutto quello che saranno gli staff e tutte queste cose, tenendo sempre in primis la crescita di questi ragazzi, che per noi sono il valore più importante. Il nostro settore giovanile deve diventare qualcosa di importante, ed è per questo che la società è attenta a tutte queste cose. Perfetto, grazie Luca. Andrei da Elvio Seligini, perché ho visto che proprio da un paio di giorni l'Accademia ha ultimato, diciamo, il protocollo, adesso si ripartirà con il recupero anche delle lezioni che non sono state effettuate nella stagione, ovviamente, diciamo, appena conclusa a causa del Covid.
Sì, Roberto, ciao a tutti, buonasera di nuovo. Sì, il verbo che hai usato è sbagliato perché è già al futuro, mentre invece noi abbiamo già iniziato e quindi non si ripartirà, ma si è già ripartiti, perché lunedì abbiamo iniziato questa diciamo nuova sessione che abbiamo chiamato chiaramente una sessione di ripresa dell'attività offerta a tutte le categorie, dalla juniores ai primi calci, con un programma di 18 sedute da svolgere complessivamente nei mesi che vanno dal 15 giugno, lunedì scorso appunto, al 14 agosto, per un totale di 18 sedute complessive che tutti i ragazzi iscritti dalla scuola calcio, quindi dall'attività di base al settore giovanile, possono effettuare a recupero, direi quasi complessivo, insomma, dei 3 mesi di attività che non sono stati svolti. E la risposta, gli sforzi sono stati naturalmente notevoli, proprio perché si è già accennato ad una serie di normative che devono essere applicate e verso le quali abbiamo cercato di profondere ogni sforzo affinché appunto tutto potesse coincidere fra la normativa prevista e l'operatività, che devo dire sta andando bene, visto che oggi siamo giovedì e quindi siamo già alla quarta doppia seduta di allenamento, perché ogni giorno il nostro programma prevede praticamente 2 sedute di allenamento, 2 turni di allenamento per meglio dire, dalle 5 dalle 17 alle 18, con un intervallo di un quarto d'ora fra un turno e l'altro, quindi dalle 18:15 alle 19:15 per il secondo turno. Devo dire, la risposta dei tesserati, delle loro famiglie, è stata molto molto buona, almeno noi la riteniamo buona, perché siamo attorno al 70% delle adesioni, i ragazzi hanno aderito, le loro famiglie hanno aderito, con una percentuale di 7 su 10, quindi questo forse sta a significare che evidentemente c'era molto desiderio, c'era molta voglia di ricominciare. E certo, abbiamo ricominciato, come dicevamo prima, con tutte le osservazioni di tutte gli accorgimenti che naturalmente il decreto del decreto governativo prima e il protocollo attuativo della Federazione Italiana Gioco Calcio, che l'ha recepito, impongono, e che noi naturalmente ripeto, abbiamo cercato di innanzitutto far conoscere a tutti quanti gli operatori e alle loro famiglie, e poi naturalmente cerchiamo in tutti i modi di poter applicare nell'operatività di tutti i giorni. Consentimi, visto che siamo in questa trasmissione, di ringraziare tutti quanti, in particolare ovviamente la società, in capo al suo presidente Claudio Betti, e a tutti gli istruttori in particolare, che a tutti i nostri tecnici che si sono chiaramente resi disponibili per fare questo periodo di attività nel pieno dell'estate. Terminerà appunto, come dicevo, il 14 agosto, e consentimi, senza fare dei nomi, ne voglio fare solo 2, di ringraziare in particolare il dottor Albertini, che è il nostro medico di riferimento, come prevede il protocollo, e il nostro custode Erio, che si è tanto adoperato affinché ogni giorno, non venga nulla a mancare a favore appunto dei nostri tesserati. Quindi questa è la nostra situazione. Tutto sommato direi che siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti ad attuare, e quindi siamo appena partiti e contiamo di arrivare in fondo, pensando naturalmente già a quello che sarà un po' la programmazione della prossima stagione sportiva, che naturalmente dovrà iniziare, anche se non si sa esattamente quando e come. Comunque
chiaramente dal nostro punto di vista, come hanno già espresso coloro che mi hanno preceduto, chiaramente è arrivato anche il momento di pensare ovviamente alla prossima stagione. Beh, certamente, mi fa piacere che praticamente sia già partito allora il protocollo messo in atto dall'Accademia, quindi già partito da lunedì, quindi insomma avete lunedì, già qualche giorno lunedì, e qualche riscontro, quindi positivo, insomma mi sembra stia andando tutto per il meglio, vero Elvio? Certo. Quindi diciamo un direi subito proprio, così abbiamo anche una cosa che sta funzionando, così come sta funzionando, e vado in questo caso a Poggio Torriana, vado dalla nostra Lela, perché avete praticamente in questi giorni il camp, il professional camp di Adrian Ricchiuti e Francesco Scotti, quindi anche voi state sperimentando il ritorno in campo dei vostri ragazzi. Come sta andando Lela? Immagino molto bene, vero? Non poteva andare meglio, siamo molto contenti. Non ti sentiamo? Ecco, adesso sì. Mi sentite? Roby? Ok, così meglio, sì, perché prima okay. Non ti sentivamo. Perfetto. Sì, cioè, per noi è un sogno, nel senso che, figurati, non ci aspettavamo mai. E siamo molto felici. Oggi io infatti torno adesso alle 9, sono tornata dal camp, seconda giornata di camp, neanche a dirlo, siamo strafelici. Sì, è complessa la gestione, però i bambini secondo me durante tutto questo periodo sono stati più bravi, nel senso che si sono adattati molto. Una volta che gli hai spiegato quali sono, diciamo, le nuove regole, mettiamola così, loro si comportano di conseguenza, e devo dire veramente che, a parte i ragazzi che sono bravissimi, neanche a dirlo, sono molto attenti anche durante l'attività a fare rispettare comunque le varie distanze. Chiaro, la voglia del contatto fra i bambini c'è, la voglia del contatto c'è fra di loro, c'è con noi, ci vorrebbero abbracciare, si farà anche questo, però meno peggio di quello che si poteva immaginare. È un po' più complesso, mica dico di no. Però con pazienza, è talmente tanta la passione e la voglia di vederli sorridere che si è disposti a tutto. Molto bene, molto bene. Allora adesso volevo andare invece a Misano, ad Andrea Signorini, per sentire un po' qual è la situazione in casa di Smisano. Bene, noi abbiamo iniziato convocando tutto lo staff tecnico del settore giovanile, insieme a Luca Righetti, che è responsabile tecnico, per cercare di capire e di impostare questo periodo con loro, perché si tratta di un periodo molto particolare, dove secondo me l'aspetto principale nella prima fase è l'aspetto psicologico, e gli istruttori devono capire che in questa prima fase non sarà più il calcio di prima, e quindi io volevo capire se loro erano intenzionati a proseguire la collaborazione con noi. C'è stato un ottimo riscontro da parte di tutti i tecnici, da parte di tutti gli istruttori, collaboratori, e noi abbiamo, diciamo, deciso di farlo in due fasi. In questa fase abbiamo fatto gli incontri, ogni singolo allenatore e istruttore ha incontrato i suoi gruppi che aveva in gestione quest'anno, proprio per vedere anche nei bambini, nei ragazzi, quanta voglia c'era di tornare a fare calcio. Quindi è una fase di gestione molto importante, secondo me, soprattutto noi che siamo nella zona costiera con i ragazzi sopra i 14 anni. È un momento difficile perché naturalmente nel periodo estivo si inizia a girare per conto loro, e avvicinarli o tenerli legati al mondo dello sport è un aspetto importante. Abbiamo percepito che c'è molta voglia, c'è molto desiderio di tornare a fare calcio. E quindi noi abbiamo già programmato la seconda fase, che inizierà dal 1° di luglio, dove per luglio-agosto ogni annata farà almeno 2 allenamenti alla settimana. E per quanto riguarda, diciamo, la fase dell'attività di base, ritengo che la problematica particolare possa essere magari la gestione delle distanze fra i bambini, ma sentiti i miei colleghi, questa cosa mi rincuora molto, perché se è vero che i bambini più piccoli sono stati e sono ancora quelli più attenti, mi fa veramente piacere. E per quanto riguarda, diciamo, i ragazzi più grandi, quelli che vanno dai giovanissimi fino alla juniores,
La speranza personale è che nelle prossime settimane ci sia un certo allentamento da parte delle istituzioni, anche perché abbiamo sentito il ministro dichiarare più volte la riapertura dei centri sportivi di calcetto e di calciotto, quello che lui chiama, diciamo, lo sport amatoriale, che forse non so se lui ha capito bene di cosa stiamo parlando. È una cosa che in un certo senso mi preoccupa, ma cioè, mi preoccupa il fatto che poi venga adeguata la normativa per quanto riguarda i settori giovanili, perché se permettiamo a gente di 30, 40, 50 anni di giocare a calcetto e calciotto e continuiamo che i bambini non possono avere, o i ragazzi a non avere il contatto, sicuramente è una grossa contraddizione. L'ha già detto prima qualcuno che sicuramente quello che è uscito non è già più, diciamo, aggiornato, sarebbe necessario un'ulteriore valutazione da parte della federazione. Sinceramente un plauso che voglio fare alla federazione è che invece le linee guida, quelle che le indicazioni per le pratiche di allenamento da fare, è una cosa molto utile, perché sinceramente tutti gli staff tecnici hanno una loro programmazione, hanno un loro modo di fare esercitare i bambini e i ragazzi, ma in questa fase avere un suggerimento è qualcosa di importante, perché altrimenti rischiamo di dare un'idea sbagliata. È inutile che facciamo entrare i bambini in maniera scaglionata se poi sul campo commettiamo degli errori con le distanze e via dicendo. Noi siamo vogliosi come società, il nostro responsabile Luca Righetti uguale, tutti gli istruttori hanno voglia di riprendere, e diciamo che noi l'abbiamo chiamata una fase di riscaldamento per quello che poi sarà l'attività da settembre in avanti, che anche questa sarà una grande incognita, perché capire cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è veramente molto difficile. Quindi è veramente, io sono un dirigente che si occupa della parte organizzativa, quindi non della parte tecnica, andare a programmare quello che sarà l'organizzazione dell'attività da settembre in avanti o da ottobre, quando ce lo diranno, è la cosa che mi preoccupa di più, perché nel periodo estivo è molto più semplice, no? Anche la possibilità, cioè, di non far utilizzare gli spogliatoi per evitare i contatti, e un quarto d'ora di pausa o 20 minuti o mezz'ora fra un gruppo e l'altro. Noi, per dire, abbiamo accorciato le sedute di allenamento e faremo sedute di allenamento da un'ora, invece mentre in inverno le facciamo da un'ora e mezzo. Però come sarà da ottobre in avanti? Come faremo a gestire? Noi siamo un settore giovanile con circa 300 iscritti, e veramente la cosa mi sta preoccupando parecchio. Per l'estate, secondo me, se la viviamo nella giusta maniera, è una bella opportunità per i nostri tesserati e anche per noi, diciamo, dello staff organizzativo, per capire come faremo calcio da settembre in avanti. Giustamente, insomma, perché poi sono anche, diciamo, momenti anche di, tra virgolette, di sperimentazione, no? Anche se forse non dovrebbero essere, però siete costretti soprattutto a sperimentare. Allora, torno a Riccione, vado da Giovanni, perché volevo sapere anche la realtà dell'ASAR, come, diciamo, si è attrezzata per diciamo, cercare di applicare questo protocollo. Poi dopo voglio sentire da tutti, dopo che avremo sentito anche Dario e Roberto Fabri per la Perla Verde, un po' che cosa vi aspettate da adesso a qualche settimana, insomma, perché io mi aspetto onestamente che la situazione possa migliorare a livello di restrizioni. Però andiamo a sentire prima le situazioni in casa ASAR da Dario. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Dunque, noi come ASAR durante il periodo del lockdown abbiamo sicuramente, siamo stati molto vicini alle famiglie, ai bambini, abbiamo provato anche la sperimentazione dell'allenamento online, abbiamo fatto anche parecchi. E, è una cosa che ha funzionato per un breve periodo, ma il contatto con i bambini sicuramente mancava. Questa apertura noi, insieme al presidente Curicetto, l'abbiamo sfruttata subito. Appena sono usciti i protocolli, noi li abbiamo messi in atto, abbiamo iniziato lunedì scorso, lunedì 8, e facciamo allenamento tutti i giorni, facciamo quattro turni di allenamento per dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi
di potersi sfogare, perché quello che ho notato in questi, ormai oggi è il nono allenamento che ho fatto, c'è proprio una voglia di uscire, una voglia di calciare la palla. Sono d'accordo con tutto quello che hanno detto i colleghi, e riassumendo un attimino, questo effettivamente non è calcio, perché se togli i duelli e togli le partite, chiaramente non è semplice far divertire appieno i bambini. Mi fa piacere quello che ha detto Andrea prima, perché sono d'accordo con lui, le proposte del settore giovanile, che il settore giovanile ha dato per questo, diciamo, questa riapertura, sono molto molto interessanti e danno degli spunti. È chiaro, ripeto, non sono la partita, non sono gli uno contro uno, non sono i duelli, per cui non sono neanche cose che io facevo, però sicuramente sono un inizio. E noi in questo momento stiamo facendo, come dicevo, 4 allenamenti al giorno, per dare la possibilità anche nelle varie fasce di poter venire al campo a tutti i bambini. Stiamo avendo una grossa risposta da parte dei grandi, giovanissimi allievi, esordienti, anche da parte dei pulcini. Per quanto riguarda i più piccolini, vengono un po' di meno, da quello che ho capito, anche per una ragione logistica, perché logicamente gli allenamenti noi li facciamo dalle 9 alle 11 e un quarto, facciamo 2 allenamenti di un'ora con un quarto d'ora di stacco, e poi facciamo gli allenamenti dalle 5 alle 7 e un quarto, anche qui allenamenti di un'ora con un quarto d'ora di stacco, però chiaramente magari la mattina i genitori preferiscono, diciamo, mandarli in altri contesti. Logicamente avevamo pensato di fare un centro estivo inizialmente, ma visto che molto probabilmente nella nostra struttura verranno fatti dei lavori di miglioramento e non potevamo permetterci questa cosa, però abbiamo deciso di fare questi 40 giorni di allenamento per tutti i ragazzi liberi, per dare il proprio modo di poter ripartire. È un grosso sforzo richiesto agli allenatori, perché chiaramente abbiamo avuto dei turni con 60 bambini, addirittura 60 tra bambini e ragazzi. Logicamente questo prevede che ci siano allenatori in campo, perché non possiamo permettercelo, soprattutto con i più piccoli, e non possiamo permetterci di sgarrare, diciamo, con i rapporti. Però, ripeto, in questo momento siamo contenti. Come io, come tutti gli altri colleghi, mi auguro che Spadafora, visto che vuole riaprire al calcio amatoriale, chiaramente riapra anche alle partite dei ragazzi. Sono convinto che la FIGC, non appena uscirà, non appena ci sarà questo tipo di cambiamento a livello di governo, si adatterà e logicamente riaprirà il contatto anche tra i bambini. E niente, insomma, speriamo bene. Bene, allora andiamo per completare il primo giro da Roberto Fabbri, che introduco con questo messaggio. È il primo che è arrivato: grande presidente Roberto Fabbri, da Andre Dani, Andrew Faro, Napoli. Non è un po' lungo, però questo è, diciamo, è un secondo. Roberto, che ti smuto così ti sentiamo, ecco qua, eccoci. Niente, dicevo, mi vogliono fare presidente, ma non lo sono e non ci tengo neanche a farlo, perché in questo momento questo calcio non mi dispiace, ma non mi appartiene. Io sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto, arrivo come ultimo su queste cose qui, ma l'unica appunto che mi riesco a fare, poi vi spiegherò anche brevemente quali sono le mie idee, fra virgolette, di una ripartenza così molto soft, perché prima di tutto bisogna pensare a recuperare psicologicamente i ragazzi. La Perla Verde ha sempre lavorato sui fattori umani che prima calcistici, quindi il recupero, la ripartenza per noi, come ha detto anche giustamente Andrea, che condivido pienamente di tutto quello che ha detto, parte dai tecnici, dalla loro disponibilità, e trovare la disponibilità nei ragazzini e ritrovare quei rapporti umani, quella quotidianità che è l'elemento fondamentale del calcio. Il calcio è aggregazione, non c'è niente da fare. Io invece, il mio appunto e la mia amarezza e invece va verso la federazione, perché io sento che c'è gente che si allena, cerca di allenarsi, di fare questa parvenza di calcio, perché in una maniera o nell'altra noi siamo operatori calcistici, dobbiamo far ripartire questo calcio.
trovo pienamente assurdo che, visto che abbiamo fatto iscrizioni per 3 mesi, abbiamo tesserato ragazzini, per 3 mesi non abbiamo usufruito di tesseramenti e di iscrizioni, perché non ha prolungato i tesseramenti fino al 30 di agosto in modo che questi ragazzini si allenano, hanno tutte le garanzie del caso? Qui pensiamo a pagare meno iscrizioni, pensiamo a ridurre i canoni assicurativi del prossimo anno, che poi vorrò leggere molto attentamente, perché finché non ci sarà il vaccino qui nessuno può stare tranquilli, e non voglio allarmare nessuno. Voglio vedere se ci saranno dei paragrafi proprio anche scritti molto piccolini relativi al discorso del Covid, perché l'assicurazione dovrà essere cambiata anche in base alla pandemia che c'è stata, perché oggi c'è stata, domani non c'è, ci può riessere un'altra volta. Quindi io parto sempre che il calcio è aggregazione, i ragazzi devono fare sport nella massima sicurezza. Poi viene il discorso tecnico, viene il discorso di campionati, che non si sa se ci saranno campionati, perché questo è tutto ancora da verificare finché non uscirà il comunicato numero 1 del settore giovanile scolastico. Si pensa di tenere le stesse categorie perché hanno perso 3 mesi, si pensa di far scorrere le categorie come era prassi e logica. Quindi fare una programmazione vera e propria basata sul discorso agonistico, secondo me, è veramente prematuro. Secondo me noi come operatori dobbiamo iniziare gradatamente a far riavvicinare i ragazzi, a ritrovare i vecchi contatti, dargli quelle sicurezze, perché questi ragazzi sono stati dimenticati dallo sport, sono stati dimenticati dalla scuola, non c'è mai stato un tentativo di far riprendere la scuola, e questi per i ragazzi, lo sport e la scuola, sono elementi basilari. E ripeto, in tutto questo c'è un po' di amarezza dalla federazione, che è stata assente, ci sentivamo solo esclusivamente tramite comunicati. Oggi leggo anche un comunicato per fare questi centri estivi, attenzione, non camp, dove si fa ludico tattica, si fa attività motoria ludica, si fa calcio 5, che mi sembra che non si possa giocare, bisogna scrivere una domandina da mandare ai CFT e siamo con la coscienza a posto. Non è così, secondo me. Noi in questo momento abbiamo bisogno di assistenza, di contributi. Io sto lavorando per avere dei contributi, ci stanno dando, come dico io, gli ossi di pollo, perché 800 euro per far ripartire un impianto sono ridicoli. I famosi contributi del CONI, 100.000 domande, non si sa se arriveranno, quindi è tutto sui se, sui ma, e tutto ricade sulle spalle dei presidenti. Questo è purtroppo il discorso, anche il discorso di un contagio. Alla fine chi ne fa le spese è il presidente, possiamo girarla, voltarla come vogliamo, la frittata, però ci hanno lasciati soli a combattere. Noi giustamente il nostro lavoro è di far giocare i ragazzini, ma se è un ragazzino, tu puoi avere lo scanner della temperatura, quello che è, viene e dice sei stato lì, porta 2 testimoni, io mi sono informato bene, le va sulle spalle del presidente. Quindi ripeto, ripartiamo, facciamo tutto quello che c'è da fare, però attenzione, tutto in sicurezza, e soprattutto non lasciateci soli. Hai giustamente messo sul piatto alcuni temi interessanti, Roberto, insomma, che chiaramente tratteremo durante questa nostra serata, perché in effetti, e qui voglio coinvolgere un po' tutti, voglio fare un po' un giro, insomma, le società sportive, soprattutto quelle che lavorano con i giovani, ma non solo, si sono sentite un pochettino lasciate sole. Allora partirei da Leila per sentire un po' se anche voi avete sofferto di solitudine come Roberto. Smuto sempre il microfono, forse, aspetta che forse lei lo devi smutare da sola, perché sennò non riesco io. Vediamo. No, non ti sentiamo perché dovresti smutarlo tu il microfono, perché credo che l'abbia messo tu in mute e allora non riesco io direttamente. No, non riusciamo a sentirti. Allora parto allora da Luca, vado da Luca Fusi e poi dopo torniamo da te, sperando di riuscire a ripristinare intanto il microfono. Luca. Vabbè, sicuramente la situazione non è stata facile per nessuno, non è stata facile per chi ha dovuto prendere delle decisioni, per le società che hanno dovuto sottostare a queste decisioni, per i ragazzi che sono quelli che sicuramente hanno sofferto di più. In questo momento c'è la speranza da parte di tutti,
tutti quelli che fanno parte di questo mondo del calcio, che tutto possa tornare presto alla normalità, o comunque che già dal 25 si possa fare qualcosa di più in modo da poter veramente ripartire con la massima serenità, ma con tutte le accortezze del caso, mantenendo tutti i protocolli e cercando di ritornare al più presto a quella normalità di cui tutto il calcio ha bisogno. Sono partiti grandi, è ripartito il calcio professionistico, il calcio di Serie A, è ripartito il calcio estero, e penso che piano piano ripartiremo tutti, sapendo che il calcio è sempre un veicolo importante per tutti noi. Grazie Luca, adesso torniamo da Lela, perché ho visto che adesso sei riuscita a smutarti, quindi così ti possiamo sentire. Sì. Ma guarda Roby, io ti dico la verità, sì, ci siamo sentiti abbandonati, è inutile nasconderci. Abbiamo avuto la grande fortuna e il grande onore di incontrare queste due persone meravigliose che si sono, diciamo, prese il carico, mettiamola così, tanta era la voglia comunque di ricominciare, che letteralmente noi stiamo ospitando loro, quindi sono loro i veri, diciamo, coraggiosi che sono ripartiti. Noi li stiamo osservando, li stiamo studiando, i nostri mister seguono ogni loro movimento, sono presenti a tutti gli allenamenti, io di questo li ringrazio. Ovviamente loro sono dei professionisti e sono anche molto sciolti, mi piace molto il fatto che seguano attentamente ogni regola, ma in maniera molto serena, e questa serenità viene trasmessa ai ragazzi, che in questo momento, adesso parlo di due allenamenti per carità, ma si stanno godendo delle sedute comunque quasi, diciamo, individuali o comunque dei piccoli gruppi, e devo dire che per quello che riguarda almeno la nostra situazione, sarà la bravura dei tecnici, neanche a dirlo, se lo stanno godendo appieno. Noi lo chiamiamo un po' un patto di fiducia verso, diciamo, abbiamo fatto un patto di fiducia un po' con tutti, con le famiglie, con il comune, nel senso che anche le famiglie possono alcune avere il timore effettivamente verso questo virus che comunque non conosciamo. Quindi io lo chiamo davvero un patto di fiducia, cioè chi manda i bambini da noi è perché si fida di noi. Noi ci siamo rivolti a qualcuno più esperto di noi, con molta umiltà, con grande gioia neanche a dirlo, e li stiamo davvero studiando in tutto e per tutto, nell'entrata, nell'uscita, come si esce dal campo. Però, ripeto, i ragazzi sono talmente vogliosi di tornare a giocare e divertirsi che effettivamente accettano quasi qualsiasi condizione. È chiaro che secondo me, come FIGC, si poteva fare di più, e speriamo che le cose vengano chiarite bene, perché noi adesso siamo un po' su un'isola felice, no? Fanno tutto loro, obiettivamente noi gli apriamo il cancello, però non nascondo che tu sai io quanto sono attenta alla sicurezza, e tutta la nostra società lo è, siamo un po' preoccupati per settembre, perché io vedo comunque tutto il tempo che loro, tra virgolette, perdono o investono nel sanificare tutto il materiale prima e dopo, hanno dei macchinari che comunque hanno un costo, quindi noi come piccola realtà di campagna non è che ci possiamo proprio permettere tutti gli strumenti che hanno loro. Loro, ripeto, sanificano tutto completamente, portano avanti e indietro il loro materiale, io gli lascio il pulmino sanificato continuamente, quindi insomma è complessa per una piccola società come la nostra, così giovane, così tra l'altro di periferia, pensare a gestire proprio i costi. Quindi ci auguriamo tutti che i protocolli si vadano snellendo, ma effettivamente il ritorno poi dell'inverno e speriamo non di altro preoccupa, insomma, inutile dirlo. Vado da Andrea Signorini. Sì, io voglio riprendere quello che diceva poco fa Roberto Fabbri, che naturalmente condivido in gran parte. Cioè, io penso che non è che in questo momento sia importante dire quanto siamo stati più o meno abbandonati della federazione. Dobbiamo renderci conto che abbiamo attraversato una tempesta, e se è iniziata, diciamo, sono iniziati i campionati professionisti, non possono essere assolutamente paragonati con noi. Cioè, quello è un altro mondo. Io lo dico sempre, la Serie A non è calcio, la Serie A è spettacolo, è business. E noi come società dilettantistica del settore giovanile non dobbiamo emulare quel mondo lì, noi siamo un'altra cosa, e fino a quando non capiremo questo faremo fatica ad andare avanti.
anche in un momento di difficoltà come questo, io quando ho incontrato i miei allenatori gli ho detto che io sono un incosciente, ma lo ero anche un anno fa, perché se noi rispettiamo tutte le normative, anche prima del Covid, cioè, nessuno farebbe il presidente, nessuno farebbe il dirigente responsabile, perché è qualcosa da pazzi, è qualcosa da pazzi, perché io, se vi ricordate, è inutile che ci, cioè, parliamo, diciamo, delle cose tanto per dire, tutti a settembre facciamo il periodo di prova, no? Lo facciamo perché vogliamo invogliare i bambini a venire a calcio, a tornare, magari da altre discipline sportive, avvicinarli, ma sappiamo benissimo che non sarebbe possibile farlo. Allora, in questo momento, secondo me, sono due gli aspetti. Uno è l'aspetto organizzativo, che secondo me, se andiamo avanti con queste regole, sarà impossibile fare attività sportiva. Ce lo dobbiamo dire. Indipendentemente dai contributi a fondo perduto più o meno che ci potrà dare la federazione al CONI, che, come ha detto Roberto, sono una miseria, sono niente. Quello che a me preoccupa di più, e come ho detto negli ultimi mesi a tanti altri colleghi presidenti, perché un conto è il tuo responsabile tecnico, il tuo tecnico, ma chi fa il presidente deve avere un ruolo dirigenziale e deve lasciare da parte, diciamo, la parte sportiva, perché la parte sportiva compete a altre persone. Io sinceramente sono veramente disgustato che la maggior parte dei presidenti non hanno capito quella che era la proposta di Domenico Magrini. Quella di lo stiamo capendo adesso, perché ci troviamo che noi dal 1° di luglio continueremo a fare gli allenamenti, come abbiamo detto, e i nostri bambini, i nostri ragazzi non sono tesserati, quindi non hanno la copertura assicurativa. E non è un problema di Covid, questo ci sarebbe stato ugualmente, però un anno fa, due anni fa lo facevamo in maniera incosciente, in maniera pazzesca. Adesso stiamo più attenti, per quello che, per dire, noi come Misano abbiamo un attimino aspettato a riniziare per capire quello che sarà dal 1° di luglio. Quindi io l'invito che faccio, anche se questa è, diciamo, una serata dedicata in generale allo sport, ci saranno, magari ci ascolteranno più che altro dei genitori o qualche nostro allenatore, noi dirigenti di società dobbiamo cambiare mentalità. Noi dobbiamo, se vogliamo fare il dirigente, a noi non ci deve interessare chi gioca, chi non gioca, come allena il nostro istruttore, come sceglie il nostro... Noi dobbiamo fare un altro lavoro. E io mi auguravo, e il mio augurio era che in questo momento ci fosse maggiore responsabilità, sì, da parte della federazione, ma in primis da noi presidenti, perché noi lo dobbiamo cambiare, questo calcio dilettantistico, questo calcio giovanile. Se non si fa calcio scimmiottando i professionisti, noi dobbiamo fare il calcio in un'altra maniera, che è l'interesse del bambino, l'interesse del ragazzo. E purtroppo qui ci sono società stasera che magari si occupano solo di settore giovanile, troppe volte le attenzioni dei presidenti e dei dirigenti sono rivolte alle prime squadre. Anche voi come Icaro avete fatto delle serate che io ho seguito, le ho seguite quasi tutte, però abbiamo sempre parlato quali saranno le promosse, le prime, se le retrocessioni, che secondo me, ve lo dico sinceramente, il mio pensiero personale è che è un'assurdità in questo momento è stato parlare di promozioni e retrocessioni. Secondo me la tesi era quella che si doveva saltare tutto, inizialmente secondo me si doveva proseguire in quello che abbiamo lasciato indietro, ma perlomeno poi fa saltare tutto, perché altrimenti non ne veniamo più fuori. L'altra cosa che io l'ho detta prima, e l'ha detta anche Roberto, ma ci rendiamo conto che noi siamo al 18 di giugno e non sappiamo se dal 1° luglio, perché io teoricamente la stagione nuova la posso iniziare il 1° luglio, se i 2003 l'anno prossimo sono allievi, under 17 o juniores. Cioè, queste sono le vere problematiche, che è l'aspetto diciamo organizzativo, che dovrebbe dare delle linee ben chiare in anticipo, perché altrimenti io ho una mia idea personale. Secondo me la sensazione mia è che a livello nazionale non ci sono dati certi di quando far riprendere l'attività. Quindi è la prima cosa che a me preoccupa, perché se io mi devo programmare per settembre, mi devo programmare per ottobre, mi devo programmare per novembre, o non mi devo programmare per niente, perché la stagione salterà, è questo, che a livello nazionale i nostri dirigenti di federazione e anche il governo, secondo me loro non hanno ancora ben chiaro se la prossima stagione inizierà.
al di là delle parole che dice il nostro presidente, che ufficialmente la stagione inizia il 1° luglio. Non inizia il 1° luglio, perché io lo ripeto, ancora non so come tesserare i bambini e i ragazzi in quale annata l'anno prossimo. Quindi la mia, e concludo, scusate se mi sono prolungato, ma è una cosa che io in questi mesi, parlando con tanti colleghi, ho combattuto, perché avrei voluto più coesione fra noi presidenti, non solamente guardare la promozione o la retrocessione, sono altre le cose importanti. Questo era il momento per riformare il calcio dilettantistico e giovanile. Questa è la cosa principale. Abbiamo perso un'altra enorme occasione. Ecco, grazie Andrea per questi spunti. Noi chiaramente abbiamo parlato di quello di cui, insomma, era lecito parlare. Sto scherzando, chiaramente. Allora, vado da Pierangelo, perché, insomma, questa ulteriore riflessione di Andrea, cioè nel senso che, allora, abbiamo detto, un po' siete stati lasciati un po', diciamo, nel vostro mare, no? Dalla federazione. Qui non parliamo di federazione a livello locale, intendiamo, cioè parliamo proprio dalle scelte a livello nazionale. Quindi quando parliamo, insomma, di FIGC, in questo caso parliamo di FIGC nazionale, che è quella che poi ha dettato, diciamo, i parametri per tutti, no? Fondamentalmente. Però dice giustamente Andrea Signorini, anche noi, come dirigenti, non siamo esenti da colpe, perché comunque abbiamo puntato l'attenzione più su cose che magari potrebbero essere per il settore giovanile sicuramente più futili, come, insomma, le promozioni delle prime squadre, invece di approfittare di questa situazione per, diciamo, riformare un settore che comunque in effetti ha bisogno di una riforma. Questo è in sintesi, insomma, il pensiero di Andrea. Correggimi Andrea se sbaglio, insomma, però è questo qua. Pierangelo, volevo le tue considerazioni. Ma sfondi una porta aperta. Capisco l'amarezza dei presidenti, perché è palese un po' l'abbandono generale e poi la mancanza soprattutto di attenzione al settore giovanile e all'attività di base. Parliamo di circa 1 milione di ragazzi in Italia che non sanno ancora, in questo momento non hanno ancora dei parametri o delle sicurezze sulla ripresa dell'attività sportiva. E posso capire, e vediamo benissimo che la Serie A quanta fatica ha fatto a ripartire, e il business che c'è dietro chiaramente al calcio professionistico, e l'attenzione che è stata rivolta a questa diatriba, a queste battaglie interne all'interno della FIGC e di Lega di Serie A, che poi cosa ha portato alla fine? A sotterrare tutto quello che in realtà c'è dietro, quindi tutto il calcio giovanile. Troppo spesso diciamo che l'importanza la dobbiamo dare sempre più spesso e sempre di più al settore giovanile, ma tutte le volte ce lo dimentichiamo completamente, e questo silenzio assordante purtroppo nella logica conseguenza. È chiaro che però bisogna cercare di essere motivati, bisogna guardare avanti, bisogna essere vogliosi, bisogna avere coraggio e cercare di nel limite del proprio ambito e nell'ambito dei propri territori provinciali e regionali continuare a proporre, continuare a cercare di fare rete e migliorare questo settore giovanile, che comunque è la linfa di tutto lo sport in genere, nel calcio nello specifico, perché chiaramente, come sappiamo tutti, sono dati storici, no? Solo il 3% dei calciatori diventeranno professionisti, l'altro 97% abbiamo la responsabilità quantomeno di formare comunque degli uomini pensanti, delle persone che comunque continuino a dare dei valori importanti nella società, e che il calcio tutti i giorni, soprattutto nei settori giovanili, cerchiamo di insegnare quotidianamente. Quindi è fondamentale che la FIGC e gli ambiti regionali soprattutto approccino con un, secondo me, un profilo diverso alle singole situazioni, perché da soli non ce la possiamo fare, e la ripresa presenta dei problemi incredibili, perché anche quella dei costi che dovremo andare a affrontare sarà una piaga terribile, a fronte chiaramente di rimborsi, a fronte di difficoltà economiche, e per questo sarà necessario assolutamente che ci sia assolutamente un confronto aperto e una volontà da parte della federazione di aiutare la base, il settore giovanile di base, il settore giovanile agonistico, affinché possa continuare a proporre
un calcio vero, un calcio che possa comunque poi trasportare, trasferire ai nostri bambini, ai nostre bambine, ai nostri ragazzi dei valori e un metodo importante. Capisco benissimo l'amarezza, adesso io il primo anno che faccio settore giovanile, però devo dire che già questa situazione di emergenza mi ha messo di fronte a tantissimi problemi. Posso capire l'amarezza di presidenti che da anni ormai sono sul pezzo e mai come oggi veramente si sentono abbandonati, ecco. Quindi non posso che non essere in linea con loro, però ecco il mio li esorto quantomeno a continuare a lavorare, a proporre, essere coraggiosi nelle scelte che andranno a fare, perché poi comunque ci sono sempre i nostri bambini al centro di tutto e hanno bisogno chiaramente di entusiasmo e di idee, e questo chiaramente rimane sempre la priorità di ogni società. Volevo andare ad Elvio Serighini, ho visto che Elvio ti sei anche te messo il microfono in mute, se lo puoi levare solo te, ok? Vediamo. Allora io lo vedo ancora muto il microfono, però ho bisogno che lo riattivi tu, altrimenti non posso, perché se ti sei mutato da solo non posso smutarti io. Questo in sostanza è il concetto. Vediamo un po'. No, vedo ancora muto. Allora vado prima da Dario per questa risposta e poi dopo torneremo invece da Elvio. Quindi vado da Dario, eccoti qua. Allora, chiaramente capisco perfettamente tutto quello che è stato detto prima. Io ho un piccolo ruolo in federazione, per cui un minimo di difesa devo fare nei confronti della federazione. Non tanto, ripeto, capisco perfettamente tutte le varie problematiche, le varie perplessità. Per quanto riguarda la della federazione, io non sono d'accordo. Io da tecnico vi posso dire che è stato il momento nel quale la federazione è stata più vicina ai tecnici. Pierangelo è qui, Elvio è qui, sono sicuramente testimoni, perché tanto io li ho visti. Ci sono stati tanti aggiornamenti e questa è una delle cose che poteva fare la federazione, e l'ha fatta anche in modo importante. È chiaro che i contributi economici, credo che più ce ne danno meglio è, e credo che siamo tutti quanti d'accordo, però non sarà così semplice, perché logicamente i costi ci sono da parte di tutti. Per quanto riguarda il lasciarsi soli, non sappiamo ancora cosa si può fare, è perché semplicemente questa è stata una cosa così grossa, così devastante, che probabilmente è vero che ancora non sanno neanche loro cosa fare in modo preciso, perché chiaramente non lo sa nessuno, non sappiamo neanche la scuola come riaprirà, non sappiamo nulla, per cui si parte dal governo e poi a scalare tutto il resto. Faccio un esempio per quanto riguarda gli sport di contatto: io ho tanti amici che lavorano negli sport di contatto e sono arrabbiati perché hanno iniziato tutti gli sport e non hanno iniziato loro. È chiaro che purtroppo lo sport di contatto è quello più penalizzato in questo momento, mentre magari il tennis è iniziato un mese fa perché c'è una distanza di sicurezza che permette a chi gioca a tennis di poter giocare praticamente subito, hanno iniziato quasi subito a giocare a tennis. Chiaro che è un periodo così difficile dove, come diceva giustamente Pierangelo, ci vuole buona volontà da parte nostra e cercare di sfruttare al massimo le opportunità che abbiamo e sperare bene, sperare che soprattutto che questa curva epidemiologica non riparta e che questo virus si possa fermare, si possa, diciamo, tranquillizzare. Io cerco di essere più positivo possibile, anche perché questa cosa va trasmessa ai bambini, che, ripeto, per quel poco che vi posso dire, avendoli avuti per 9 giorni al campo, vi posso dire che hanno tanta voglia di ricominciare. E anche solo fare una gara di punizioni, che non è calcio ma è altro, è una cosa divertente, è una cosa bella, poterci stare insieme con i loro allenatori è sicuramente qualche cosa di importante, è un qualche cosa che serve a loro. E ultima cosa, spero vivamente che il prima possibile possiamo tornare alla normalità,
e quando lo sarà non lo sappiamo e non credo che neanche si saprà nel breve periodo. Sicuramente con il comunicato numero uno, che io mi auguro uscirà, mi auguro che possa uscire il primo luglio come al solito, lì chiaramente si dovrebbe sapere tanto, se non tutto, si dovrebbe sapere tanto. E non so cos'altro dire, Roberto, insomma, però mi sembrava giusto, sia per il ruolo, sia proprio per una mia esperienza personale, mi sembrava giusto difendere minimamente la federazione, perché capisco che comunque è una situazione realmente difficile e complicata per tutti, per i presidenti, per gli allenatori, per le famiglie, ma anche per la federazione. Cioè non credo che sia così semplice dire vabbè dai, facciamo finta di niente, ricominciamo a giocare, che tanto no, i bambini nessun bambino ha preso il Covid, cominciamo a giocare, tanto non lo prenderanno, probabilmente sarà così, ma se poi non è così è un problema. Indubbiamente, abbiamo però sentito giustamente, sì Andrea, dicevo anche giustamente pareri diversi, no? Nel senso che chi ha detto, come Andrea proprio qualche minuto fa, ha detto noi avremmo dovuto per primi, magari noi presidenti, noi dirigenti, quindi insomma noi società, avremmo dovuto per primi pensare a noi stessi e quindi al nostro reale interesse piuttosto che andare dietro ad altre cose, abbiamo anche registrato insomma il grido di Roberto Fabbri, che invece si è sentito un po' più abbandonato. Poi chiaramente è giusto che noi in queste trasmissioni raccogliamo un po' tutte le opinioni, no? tutte le voci, però hai fatto bene a dire la tua sulla federazione. Andrea, torno da te perché mi hai chiesto la parola. Sì, voglio intervenire subito perché voglio chiarire, cioè, io naturalmente rispetto a Dario, rispetto a altri che sono in questa serata, cioè, io ho un ruolo diverso, cioè c'è chi ha un ruolo sportivo e io condivido tutto quello che ha detto Dario. Non a caso io ho fatto i complimenti alla federazione per le linee che ha dato negli esercizi da fare in questo momento. Però prima di arrivare alla parte sportiva c'è la parte diciamo organizzativa, che è un aspetto diciamo fondamentale, perché è quello che sta facendo, per dire, l'ASAR in questo momento, che con i suoi tesserati, lo fa grazie a una società che si è fatto carico innanzitutto delle responsabilità, oltre che a dei costi. E io voglio fare, prima Roberto l'ha detto fra le righe, ma io l'ho detto anch'io, ma dal 1° di luglio scadono i tesseramenti al 30 giugno, dal 1° di luglio come facciamo noi a continuare gli allenamenti? Possiamo avere tutta la volontà che vogliamo, ma lo facciamo in maniera, ve lo dico io, non regolare, e penso che quest'anno non lo faccia nessuno, ma invece saremo costretti ad andare a fare dei tesseramenti temporanei col CSI o con la WISP o con altri enti di promozioni, in quanto la nostra federazione ci sta spingendo a continuare a fare attività sportiva, e io sono uno dei fautori. Però dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di responsabilità, noi avremo dei bambini che non sono tesserati per la nostra società, perché a livello di settore giovanile, parlo fino ai 15 anni, tutti i tesseramenti scadono il 30 giugno. Ecco perché in questo momento la federazione doveva prendere una decisione, che era quella di prorogare, non dico di far continuare i campionati, che era la proposta di Magrini, ma intanto di prorogare i tesseramenti al 31 agosto, al 15 agosto, per permetterci a noi. Perché è inutile che poi veniamo spinti alla ripresa. Tutti abbiamo voglia di fare, tutti, io sono il primo. Però in questo momento noi dirigenti, noi presidenti, abbiamo delle responsabilità. Cioè se il presidente non decide di aprire il campo, non può andare dentro nessuno. Questa è una cosa. L'altra cosa è che io parlo dal punto di vista dirigenziale, noi a settembre dovremo rifare i tesseramenti, che sia il 1° settembre o il 1° ottobre. In federazione, il governo, arrivano i contributi, questo, ma a livello giovanile l'abbattimento dei costi sarà minimo, perché iscrivere i campionati, le varie squadre giovanili è una cifra ridicola, ma dovremo fare i tesseramenti dei bambini. E vi faccio una domanda: quante famiglie saranno in grado di pagare tutta la quota o parte della quota al 1° settembre, 15 settembre, 1° ottobre? Molto poche. Quindi ancora una volta le società, i presidenti, dovranno anticipare le risorse, perché io penso che quest'anno nessun presidente faccia iniziare l'attività senza avere i bambini tesserati, perché sarebbe non un incosciente, a questo punto sarebbe pazzo veramente.
Quindi dal punto, l'aspetto sportivo che voi dite è fondamentale, io concordo con voi, ma c'è prima un aspetto organizzativo e questo la federazione, che è la nostra casa madre, ci deve dire, ormai l'estate è andata, però ci deve dire le linee per il dopo estate, indipendentemente che si iniziano il primo settembre o il primo ottobre, questo non lo potremo sapere. Quindi Dario, io non è che ho fatto un attacco alla federazione, anzi, quello che tu hai detto è perfettamente, sono perfettamente d'accordo. L'aspetto tecnico della federazione, secondo me, per la prima volta ha fatto un passo in avanti, e l'aspetto organizzativo della federazione, quindi dei dirigenti federali, quindi non il settore tecnico, il dirigente federale non sta guidando il dirigente di società, che in questo momento è l'aspetto fondamentale. Non ho capito, capisco perfettamente. E credo che sia una problematica logistica che non sarà di facile soluzione. Io so questa cosa, però questa è una cosa tecnica. Logicamente io con Antonio Culicetto, il presidente, ho un contatto quotidiano. Io so che per noi, ad esempio, oltre al fatto di cercare di tesserare da subito i ragazzi, ma per noi ha già fatto un'assicurazione per il mese di luglio. Chiaramente per quello che può essere, come tu giustamente dici, con dei costi supplementari e delle situazioni che portano problemi nella società, questo è abbastanza chiaro. E in effetti questa è una tematica importante, quella appunto di tornare in campo senza però diciamo l'assicurazione. Allora chiedo ad Elvio Seligini praticamente di uscire e rientrare nel broadcast, perché praticamente mi dà il microfono, c'è proprio un problema di microfono, mi dice che non è connesso, quindi l'unico modo, Elvio, è uscire e rientrare, quindi ti riaspettiamo tra qualche istante. Allora intanto volevo andare da Luca Fusi, perché prima parlavamo appunto di importanza per quanto riguarda diciamo i settori giovanili e le prime squadre, quindi insomma chi come lui, che invece è proprio diciamo in tutte e due, no? Le avventure, sia prima squadra che settore giovanile, e che ha tra l'altro un'esperienza importante anche dei trascorsi importanti calcistici, insomma ci può un po' fare un po' il quadro e dire un po' il suo pensiero su quanto abbiamo detto fino a questo momento. Ognuno dice delle cose giustissime, perché ci sono vari ruoli e quindi ognuno giustamente guarda quello che è il suo impegno in questa attività. Da parte mia, essendo stato responsabile del settore giovanile, è logico che l'impegno è guardare al bene di tutti i nostri ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, sapere di metterli nelle condizioni migliori per poter riprendere questa attività, ripeto, rispettando tutte le regole, tutto quello che è il momento purtroppo di questa situazione che nessuno di noi voleva sicuramente vivere, e in questo momento cercheremo di fare il meglio per loro, fare questo centro estivo, fare eventualmente un camp con tutte anche le assicurazioni possibili per dare loro la possibilità di ritornare a giocare, di ritornare a incontrarsi, a crescere, a cercare di essere prima che dei giocatori, ad essere di nuovo dei bambini, dei ragazzi che vogliono crescere, che vogliono fare esperienze, e visto che hanno perso non solo il discorso calcistico ma anche il discorso scolastico, di poterli di nuovo fare incontrare per avere di nuovo le esperienze di vita che in questi mesi gli sono sicuramente mancati. Giustamente, sì. Allora, abbiamo intanto, non è tornato Elvio, che dopo andrò a risolleticare appunto su questo tema. Volevo tornare a questo punto da Roberto Fabbri. Un secondo, sì, che ecco, non ho mai gridato, adesso Roberto. No, dico, io non grido, non ho mai gridato, ho sempre fatto le mie ragioni. Quest'anno faccio 33 anni di calcio, faccio come Gesù Cristo, o mi crocifiggono per quello che dirò e per quello che porterò avanti. Innanzitutto sono nero con la federazione, perché l'ultimo consiglio federale, quello di giovedì scorso, hanno trovato il tempo non di darci le date o le categorie, però di dire non si fanno elezioni né per
i comitati regionali che sono in scadenza, naturalmente sapete tutti che nei comitati provinciali le elezioni non ci sono, questo è un altro dogma, non me ne voglia Magrini che è un ottimo presidente, nulla di personale verso nessuno, però il presidente regionale è lui che nomina il presidente della delegazione. Noi stiamo perdendo in questo preciso momento, dove pensavo che questa lezione che ci ha dato il Covid, abbiamo perso il momento, stiamo perdendo il momento per fare il cambiamento nel calcio. Il calcio dilettantistico, il calcio giovanile è il 36% del calcio italiano. Quando noi andiamo nei consigli federali bisogna che ci facciamo sentire, non possiamo fare i baci e abbracci, l'abbraccetto col Milan, la Juventus e l'Inter. Noi abbiamo un movimento dietro, se quella persona che abbiamo eletto, e io nei miei 33 anni ho visto più che altro sempre, poi Andrea su questo mi puoi aiutare, anzi se ti vuoi candidare te nelle prossime elezioni il mio voto ce l'hai sicuro, ce l'hai, sempre per acclamazione. Ma quale acclamazione? Mi spiegate quale acclamazione, come va il calcio in questi termini? Io non voglio prendere nessuno, perché sapete che i carabinieri nel calcio, i nostri carabinieri sono la procura federale, ma che venga, io l'aspetto sempre la procura federale, che venga a constatare come siamo messi, come andiamo avanti, ma non è per piangere o per gridare, io non grido, io parlo nelle sedi opportune. Io ultimamente sono 3 anni che non entro in federazione, perché sentiamo solo di bla bla bla. Adesso dico, quest'anno mi voglio impegnare, perché io dico sempre, non è una frase fatta, cambiare si può. Signori, abbiamo bisogno di cambiare i vertici del nostro movimento, perché se no rimarremo statici lì, avremo sempre le ossa della polenta, le ossa del pollo. Quindi noi bisogna che siamo i più uniti fra società. Le disgregazioni fra le società fanno forza a qualchedun altro, non a noi società. Quindi, ripeto, va tutto bene, riprendiamoci, i presidenti Highlander che vogliono prendersi le responsabilità, lo facciano pure, ognuno in Italia è libero di prendersi le proprie responsabilità, di fare le attività. Però mi lasciate dire, senza gridare indicatamente, io non mi sono sentito solo, dico soltanto che c'è stata una latitanza della federazione. E questo è indiscutibile e nessuno me lo può rinegare. Io mi sono sentito anche poco ieri, mi sembra, per un discorso di certificazioni anche con Magrini. Magrini è un bravissimo presidente, qui a Rimini non abbiamo problemi, ha tirato su il movimento della FIGC di Rimini in una maniera esponenziale. Fra l'altro gli ultimi due, no, l'ultimo e il penultimo erano di Riccione, sia Ronci che Magrini, di mezzo ce n'è stato un altro che adesso mi sfugge il nome. Il movimento, gente come me, a Rimini l'abbiamo creato noi, perché ci siamo distaccati dal centro sportivo, dalla WISP. Il calcio era di federazione, abbiamo sempre detto. Federazione, allora, sei la federazione. Bisogna che continuiamo a fare federazione. Non che per mandare avanti i bambini per tesserare andiamo al centro sportivo un'altra volta e alla WISP, no? Ognuno prendiamoci le nostre responsabilità. Siete lì, siete stati votati, acclamati, bisogna che ci date delle risposte, perché noi dovremmo dare le risposte alle famiglie, soprattutto dei bambini che sono innocenti, che vogliono solo divertirsi. Punto. La ripartenza passa da qui. Dare risposte, noi come società, che è il nostro lavoro, faremo quello che c'è da fare. Bene, allora, noi prima quando dicevo grido era in maniera non reale, era per dire, no, insomma, che era. Non sono abituato io, poi con la federazione è commessa. La federazione, no? Commessa, anche se urlo, è molto sorda, perché ripeto, io ho un brutto vizio, non ho fatto carriera eccelsa nei miei 33 anni, ho fatto dalla B alla terza categoria perché dico quello che penso. Purtroppo nel calcio dire quello che si pensa non va bene, punto. Chiusa la polemica. Va bene, volevo puntualizzare che non è che mi hai detto che stavi gridando, che stavi... era un grido di aiuto, insomma, una richiesta di aiuto. Certo, insomma, è metaforico. Metaforico. Allora, metaforico. Diciamo così. Allora, andrei da Pierangelo. Ma mi continuo a allineare su quello che ho detto. Voglio fare un appunto, chiaramente, per quello che ho detto prima. La perplessità e l'amarezza è legata al discorso chiaramente amministrativo, al discorso chiaramente di costruzione della nuova attività legata al settore giovanile. Non si imputava niente alla federazione, soprattutto al comitato di Rimini, perché durante il lockdown sono stati comunque molto vicini a tutte le società, soprattutto per quanto riguarda le unità didattiche, per il confronto con gli allenatori, che è stato apprezzato molto di più. Era più un discorso generale di sopravvivenza per la futura stagione agonistica, più di carattere amministrativo, e chiaramente
i costi alla fine devono tornare, pertanto oggi c'è tanta incertezza in virtù delle difficoltà che dovremo sicuramente affrontare. Non era legato al discorso didattico, la mancanza di attenzione che magari l'aspetto tecnico hanno fornito nei confronti delle società, era più che altro un discorso legato al supporto che chiaramente le società singole dovranno affrontare nei nuovi tesseramenti in virtù poi della sospensione di questi 3 mesi, che chiaramente creerà delle complicazioni come tutti hanno descritto. E niente, questo è un po' quello che è un po' il mio pensiero. Ecco, bisogna guardare avanti, bisogna ripartire, sperando che luglio comunque, che è un po', da quello che mi sembra di capire, un po' un mese borderline, possa essere preso nella giusta maniera, perché si rischia veramente di fare ancora più confusione di prima. Mentre vedo che non riusciamo a rimetterci in contatto con Elvio Seleghini, che è qui con noi, ma non lo vedo a video, torno da Lela per sentire anche il suo pensiero. Ok, mi sentite? Sì. Sì, sì, ti sentiamo, ti sento. Ma allora, io penso che intanto ho sentito parlare di questioni psicologiche. Noi vediamo che i bambini si sono distaccati da queste PlayStation, buttati in campo, e secondo noi è la cura migliore, ecco, diciamo così, nel senso che loro hanno proprio voglia, hanno proprio bisogno di uscire, anche solo, come qualcuno diceva prima, incontrarsi, intanto rivedere i mister, respirare una lontana area di normalità, per loro già, secondo me e secondo noi, è ossigeno puro. Quello che sarà è difficile, Roby, prevederlo, nel senso che noi siamo un po' diversi rispetto a questi signori con cui siamo con noi sì questa sera, perché noi siamo più giovani, diciamo, come realtà il nostro settore giovanile è nato molto dopo dei vostri, noi siamo giovani in questo, quindi per esempio noi siamo una società che trattano tutte le loro squadre nella stessa maniera, quindi mi trovo un po' lontana dal pensiero, il presidente si occupa di prima squadra più che di altre categorie, perché da noi la filosofia è un po' diversa, nel senso che per noi sono tutte prime squadre per importanza. Poi è chiaro, si sa che fa da traino, no, la prima squadra, però ecco, forse essendo più giovani, essendo venuti dopo, abbiamo un'ottica forse diversa, non lo so. Questo è il mio pensiero, insomma. Bene, allora, sono tornato. Intanto stavo cercando di vedere se, adesso proviamo a vedere se Elvio Seleghini ci sente, se riusciamo a rimetterci in contatto. Vedo sempre che il microfono purtroppo è sempre chiuso. Non riesce a parlare, difatti, ma scritto. Allora andiamo avanti, poi speriamo di riuscire a ricoinvolgere nuovamente. Adesso lo vediamo, ma non, ecco, adesso l'abbiamo perso definitivamente per il momento. Allora, volevo a questo punto tornare da Andrea. Ah, io sono stato abbastanza chiaro e franco. Cioè, io sono molto voglioso, cioè, ti dico la verità, io ho passato il periodo della chiusura in casa, le prime settimane mi sono molto impaurito, anche perché sinceramente noi qua nella vallata del Conca, Misano, Cattolica, Morciano, abbiamo avuto diversi casi, quindi ci sono stati toccati dal punto di vista emotivo parecchi nostri familiari o amici. E poi sinceramente io dopo qualche settimana già non vedevo l'ora di riniziare, e di coinvolgere gli allenatori, quindi io per il futuro non è che mi arrendo, quindi ormai, anche se sono abbastanza giovane, anch'io sono 30 anni che faccio il dirigente, perché ero molto scarso a giocare a pallone, quindi a 19 anni mi hanno iniziato a fare il dirigente, e quindi ho imparato che in questi anni dalla federazione o diciamo dal mondo politico istituzionale non mi devo aspettare chissà che cosa. Infatti io, appena c'è stata la possibilità, per dire, di fare il finanziamento al credito sportivo, che non è un fondo perduto, cioè ci siamo parecchie società della zona, ci siamo andati a indebitare per magari per chiudere il bilancio di quest'anno o per avere le risorse magari per andare a comprare il materiale per fare gli allenamenti
in estate. E quindi io, Roby Fabbri, insomma, ci conosciamo da tanti anni, quando ero presidente è stato il mio segretario a Misano, so le sue battaglie sono anche alle volte un po' troppo forti in termini di, diciamo, di quello che butta sul campo, però in gran parte sono da condividere, e quindi ripeto, io dal punto di vista sportivo sono entusiasta, cioè c'ho voglia di tornare sul campo, c'ho voglia di riparlare con i miei allenatori, c'ho voglia di rivedere i miei bambini, i miei ragazzi. Mi hanno scritto tante volte in queste settimane quando riprendiamo, quindi il mio tono è pensare per il futuro. Io, Roberto ne ha dette alcune di grosse stasera, adesso io ve ne dico uno, cioè, per come penso io il calcio, cioè, secondo me non dovrebbe, le società che non hanno settore giovanile non dovrebbero più esistere in futuro. Indipendentemente, sentivo la collega dell'Athletic Poggio, sono giovani, sono nati da poco, anche loro mi sembra che vengono da un'unione con un'altra società, però non hanno fatto solo la prima squadra, hanno capito che c'era necessità di fare anche il settore giovanile, perché lì metti le basi. Quindi io, per dire, dalla federazione, dall'alto, dalla federazione nazionale, mi sarei aspettato in questo momento dire: ah bene, in futuro chi non fa settore giovanile non può partecipare ai campionati di prima squadra. Non le multe, 5.000 euro, 10.000 euro, 2.000 euro, che poi te li tagliano sempre. Ok, fare un settore giovanile, qui lo facciamo tutti, le quote dei genitori non bastano per pagare i costi. Cioè, oltre alla passione che ci mettiamo noi dirigenti, e quando parlo di passione parlo anche dei tecnici, degli istruttori. Io dico sempre ai miei istruttori: io il poco che vi do, faccio fatica a pagarvi per la passione che voi avete, la benzina che ci mettete per venire al campo, perché non è un lavoro. Chi lavora nel mondo dilettantistico, nel mondo giovanile, lo fa per la passione, non lo fa per le poche centinaia di euro che prende. Ecco perché, io ripeto, era l'occasione questa. Io quindi non parlo di politica governativa, parlo di politica di federazione, che poi viene a noi, di fare dei cambiamenti. E magari anche io sono anche disponibile a iniziare l'attività a ottobre, a novembre, perché la salute dei miei bambini e dei miei ragazzi ha la priorità, come dei tecnici e anche di noi stessi. Quindi mi vedete abbastanza accaldato, perché io vorrei che ogni tanto le cose, non dico cambiassero, ma si provasse a fare il calcio in maniera diversa, più evoluta. Quindi è questa la mia amarezza. Io quando vado al campo mi rigenero. Non so, io sento. Allora, Elvio, adesso ti lascio la parola. Finalmente ti sentiamo e ti vediamo. Ce l'abbiamo fatta. Ma mi sentite? Non sì, so, sì, ti sentiamo adesso. Sentendo? Sei tornato. Se adesso ogni tanto si blocca l'immagine, però almeno ti sentiamo. Ti sentivamo, perché adesso... Ok, non toccare più niente, perché sennò... Mi sentite adesso? Sì, ti sentiamo adesso, Elvio. Mi sentite, Roberto? Sì, sì, ti sentiamo. No, allora, io non tocco niente, ma... Ok. È stato un collegamento veramente... Complicato, davvero complicato. Difficoltoso, allora... Ok. No, purtroppo ho perso un po' di dibattito e quindi... Dici però la tua anche sintesi, su quello che hai sentito, che hai sentito prima. Scusami, anche, ma, scusatemi, ma è la prima volta, ne ho fatti tanti. Però... ma lo sai, Elvio, che c'è sempre la prima volta. Dicevo, raccontaci però la tua opinione, al di là di quello che poi è stato il dibattito che è andato avanti, ovviamente, qui. Sì, allora ma sì, no, comunque ho perso qualche battuta, però sicura, mi senti, Roberto? Sì, ti sentiamo. Pronto, ti sentiamo. Mi sentite? Ti sentiamo, Elvio, vai pure. A capire se mi sentito o no. Noi ti sentiamo, nulla. Noi ti sentiamo. Però adesso ti mando un messaggio su WhatsApp, che è una cosa un po' particolare, però ti sentiamo. Mi senti, Roby?
Però non so adesso se... Perché a volte proprio... C'è ti sentiamo, ti sentiamo Elvio. Vai pure con il tuo pensiero. Ci provo. Vai. Ci provo. Allora, no, ho ascoltato naturalmente delle critiche, ho ascoltato anche dei... come dire, delle considerazioni positive, in particolare nei confronti della federazione, e anch'io devo dire che, come chi mi ha preceduto, fortunato lui, e, diciamo che trovo condivisibili entrambi gli aspetti, nel senso che sono riuscito a sentire Dario che diciamo ha apprezzato, come ho anch'io apprezzato, in piena prima fase del coronavirus, la presenza della federazione nei confronti in particolare delle scuole calcio elite, che attraverso un po' il delegato provinciale della federazione Stefano Diana ha intavolato con tutti i responsabili delle scuole calcio elite della provincia una serie di incontri, 6-7 incontri addirittura, su tematiche legate alla formazione, all'educazione, insomma gli aspetti di contenuto che credo siano stati molto apprezzati. Quindi da questo punto di vista direi che la federazione, almeno nelle società un pochino più, come dire, no? Non voglio dire strutturate, ma insomma un pochino più... organizzate sulla base di questo riconoscimento, che può anche chiaramente lasciare il tempo che trova, che però c'è comunque quello delle scuole calcio elite, diciamo che si è verificata chiaramente riscontrata la propria presenza, il proprio incoraggiamento a sfruttare un periodo purtroppo di blocco, facendo comunque un'attività di formazione e di cultura sportiva molto apprezzata. E invece, certo, ho sentito anche delle critiche che in parte condivido e che riguardano soprattutto il futuro, questo sì. E a questo punto la federazione è chiaro che deve comunicare con chiarezza, ma il problema penso che non lo sappiano neanche loro, probabilmente. Non lo fanno perché ancora evidentemente non hanno le idee chiare, però... Il primo problema è noi, è un problema che, data l'organizzazione che ci siamo ripromessi di attuare e ci coinvolge molto da vicino, e la prima scadenza è quella del 30 di giugno, perché, come giustamente qualcuno faceva notare, è evidente che dal primo di luglio i ragazzi che, come nel nostro caso, proseguono l'attività, si trovano naturalmente ad essere scoperti da un punto di vista assicurativo. Quindi, io credo che, del resto, qui ci deve essere una doppia certezza, perché nel momento in cui c'è la certezza che il tesseramento della stagione sportiva 19-20 scade il 30 giugno, è evidente che l'altra certezza è che il tesseramento della stagione sportiva 2020-2021 deve cominciare il primo di luglio. Purtroppo però c'è una certezza nella scadenza, e qui faccio anche qui un rilievo critico, come ho già notato da qualcuno, mi ricordo chi, che mi ha proceduto, forse Andrea, è chiaro che forse qui ci saremmo tutti augurati una proroga del tesseramento. Questo forse è il rilievo più grosso che faccio a federazione, cioè questa veramente, ecco, questa non me la sarei davvero aspettata. Qui ci sarebbe dovuto esserci assolutamente una proroga, anche coerente con l'incentivo che la federazione ha dato alla ripresa dell'attività in periodo estivo, notoriamente l'attività è sospesa. Quindi mi sembrava che dovesse essere coerente con questa sua, diciamo così, impostazione di programma, abbinare a questa impostazione di programma una normale proroga di 2 mesi, di 3 mesi del tesseramento, al fine di garantire tutti coloro che si sono dimostrati aderenti a questo invito a tutelarli sul piano assicurativo.
Quindi questa è veramente la prima grande mancanza che spero venga sanata, ma io mi auguro di qui a qualche giorno, perché oggi siamo al 18 di giugno, quindi 30 giugno mancano solo 12 giorni. E in più l'incertezza ancora più grande, ma questa naturalmente andremo a fasi. Chiaramente è ora che si sappiano anche pronunciare, come mi sembrava dicesse appunto Andrea oppure Fabri, non mi ricordo chi, comunque quando giustamente accennava l'incognita, la grossa incognita, l'incertezza di quali saranno le categorie del futuro e quando sarà possibile, se possibile, aggiungo, iniziare a parlare di attività agonistica. Quindi è chiaro che quando una società deve programmare l'attività, deve comunque stabilire anche quali sono i costi a carico delle famiglie, tutte queste incognite, tutte queste incertezze, è chiaro che hanno e stanno recitando purtroppo un peso decisivo per non contribuire a creare una situazione di chiarezza e di linearità. Questo. Perfetto, torno da Dario. Allora, chiaramente, ripeto, condivido tutto quello che hanno detto, perché capisco anche il disagio. Io, perdonatemi Roberto, Andrea, a voi dirigenti vi definisco dei matti, tra virgolette, perché effettivamente vi prendete delle responsabilità importanti che forse io non mi prenderei, per cui capisco perfettamente il vostro disagio in questo momento. Io volevo dire soltanto un paio di cose sulle categorie, che aspetterei tranquillamente il comunicato numero uno, anche perché dal mio punto di vista non credo che cambierà molto, penso. Poi non lo so, poi magari veramente proseguiamo questa stagione, però mi sembra strano che cambi, ci sarebbe stata molta più pubblicità in questo. Poi è chiaro che questo è il momento delle fake news, per cui uno tira fuori una cosa e questa cosa va avanti. Per quanto riguarda il tesseramento, da quello che so io, può sembrare facile, ma in realtà non lo è, perché il tesseramento della federazione prevede un'assicurazione, l'assicurazione prevede una compagnia che non è la federazione, per cui non credo che sia una cosa così immediata da dire vabbè dai, prolunghiamolo per un mese. Inoltre, visto e considerato che comunque i tesseramenti li devi fare, qualcuno ha sentito anche in altri ambienti, vabbè, diceva vabbè, li tessererò col centro sportivo, però il discorso mio è se io devo tesserarlo col centro sportivo, allora lo tesserò con la FIGC. Credo che sia la stessa cosa. Adesso poi, scusate l'ignoranza, magari non è questo. Per il resto è chiaro che capisco molto, perché poi lo faccio io di mio, cioè io tutti i giorni sanifico i palloni, capisco molto che in questo momento è realmente molto molto impegnativo quello che stiamo facendo, però ripeto, deriva tutto, non credo dalla FIGC o dal presidente o dall'allenatore, ma deriva tutto da sto virus che purtroppo ha destabilizzato veramente la vita, non solo il calcio, ma tutti. Immagino che non si può andare al cinema, non si poteva andare in chiesa, non si può andare in spiaggia, o fino a poco tempo fa, cioè si va in spiaggia veramente separati da 2 metri, cose che sono ridicole. So perfettamente che se io adesso scendo giù di sotto, c'ho un campetto sotto casa, ci sono i bambini che giocano, alle 10:30 di sera ci sono i bambini che giocano a calcio senza mascherine, senza distanziamento. Questa è una cosa normale, però purtroppo mi rendo conto che un'istituzione, o noi società e voi presidenti dovete tenere in considerazione questa cosa qua, e per cui sicuramente è una cosa impegnativa. È normale che, però, come diceva Pierangelo, dobbiamo cercare di guardare alle cose positive, di cercare di fare tutto quello che è possibile fare per il bene dei bambini, perché comunque, ripeto, ritiro fuori dalla mia esperienza personale, ho visto che i bambini hanno bisogno di calcio. Spero vivamente, questo adesso è un augurio, che questa cosa finisca rapidamente e che si possa ritornare alla normalità in un tempo realmente molto molto breve. Benissimo, insomma, però è giusto, insomma, abbiamo sentito
Ed è nato anche secondo me un bel dibattito, quindi insomma devo dire che un po' il fine della serata era proprio quello di scatenare appunto una discussione su queste tematiche. Allora, abbiamo superato l'ora e mezza di diretta. Io direi per concludere, poi chiaramente se ci sono altri spunti chiaramente andremo avanti, non abbiamo un limite, insomma, però vorrei chiedere a tutti che cosa vi aspettate da adesso alle prossime settimane. Non parlo di mesi, ma parlo di settimane, per quanto riguarda sia i protocolli per la ripartenza del calcio, insomma proprio calcio, no? Quindi diciamo allenamenti di tecnica individuale, che per quanto riguarda anche diciamo le prossime le prossime mosse anche della federazione in aiuto, o anche non solo della federazione, anche eventualmente anche del governo in aiuto alle società sportive. Allora, inizio questa volta da Roberto Fabbri. Un secondo, Roberto, più... che ti smuto. Ecco qua, perfetto, adesso puoi dico, sarà molto breve perché è stato detto di più, è molto esauriente, è stato un dibattito secondo me costruttivo, ce ne fossero altre di situazioni del genere. Noi ci aspettiamo chiarezza, secondo me, e voglio concludere con una battuta. Oggi al mare ho incontrato un tesserato della Perla Verde e mi ha detto: ma Roberto, è vero che anche noi quest'altro anno avremo il pubblico virtuale, così non sentiamo gli urli dei nostri genitori sul campo? Potrebbe essere un'idea questa, eh? Qualcosa di buono si potrebbe prendere. Poi dicono che la televisione non è trainante, io penso che è molto trainante. Fortuna che non mi ha detto, ma non ci abbracciamo come ieri sera Juventus e Napoli, no? Alla fine. E purtroppo i bambini vivono di questi idoli, ci stanno togliendo la cosa più bella, cioè fai un gol, come fai a non abbracciarti? Cioè il calcio è questo, non stiamo facendo calcio in questo momento. Ripeto, concludo con... speriamo che ci sia chiarezza, e con la chiarezza verrà tutto il seguito. Molto bene, grazie intanto Roberto. Allora vado da Luca Fusi. Ma speriamo che nei prossimi giorni ci sia data più libertà per poter far incontrare sempre di più questi ragazzi, per vederli giocare, per vederli divertirsi come hanno fatto fino a qualche mese fa. Questo è l'augurio di tutti, perché come ha già detto qualcuno, il settore giovanile è trainante per tutto, quindi dobbiamo continuare a lottare perché i nostri settori giovanili siano veramente il veicolo più importante di questo calcio, che senza questi ragazzi non può avere futuro. Perfetto, vado da Lela. Io Roby, sai che sono abituata a chiamare le cose con il loro nome. Prima è stato detto di noi che veniamo da un'altra società con una fusione, non è così, volevo puntualizzarlo semplicemente perché mi sembra giusto farlo. Noi, Wilmer è presidente La Penta dal 2008, e abbiamo fatto la fusione col Falco nel 2017 e attualmente in realtà siamo noi, insomma, come Athletic Poggio, ci chiamiamo sempre Athletic Poggio, ma la parte del Falco è uscita tra virgolette dalla società. Mi sento di dire, visto che prima ho detto che dalla FIGC effettivamente ci siamo sentiti abbandonati, ma non né dal nostro presidente Magrini, tantomeno dal nostro delegato Stefano Diana, ci tengo a sottolinearlo, perché invece ecco, sempre è molto giusto, è giusto precisarlo, quindi, è giusto precisarlo, per voglio un attimo distanziare, ecco. Esattamente, e noi appunto quest'anno siamo il quinto anno in prima categoria, quindi nonostante tutto ben venga, ci aspettiamo anche noi dei protocolli sanitari precisi, sperando che vengano portati ad un livello per cui ci si possa accedere, perché ovviamente è vero che prima di fare calcio si deve organizzare l'attività e ci preoccupa un po' l'aspetto, no, del medico piuttosto che dei costi eccetera eccetera. Io Roby non posso fare altro che ringraziare Adrian e Francesco, che nonostante il loro cognome potevano chiamarsi anche Pinco e Pallo, ma io ho conosciuto due uomini strepitosi, e vedere Adrian sdraiato per terra con un bambino di 5 anni a tenergli il piede penso che sia una delle cose più belle che abbia mai visto, quindi io mi sento di ringraziarli perché si sono messi a disposizione nostra, che siamo in campagna e non siamo nessuno, diciamo così. E quindi ringrazio ovviamente tutti, e in particolar modo ringrazio loro perché comunque fanno un grosso sacrificio, prendere tutto il materiale, venire su due volte a settimana, e per i nostri ragazzi vi posso garantire che ripartire è stato molto bello,
loro ne hanno un gran bisogno. Secondo me dobbiamo essere per primi noi a cercare di portare positività, non con incoscienza, per carità, nel rispetto delle norme, ma essere positivi noi per primi e far nostre le norme in modo che poi le accettiamo piano piano, cioè si alleggerisce un pochino il carico, ecco. Questo è il mio pensiero. Perfetto, grazie, ma non vi sminuite perché siete una realtà importante per Poggio Torriana, e quindi insomma non... Vado da Pierangelo. Ma la mia è una convinzione che questo momento, questo periodo comunque di inattività, almeno per noi della Polisportiva Riccione, sia stato un momento comunque anche per potersi migliorare sotto un punto di vista della programmazione. Non vediamo l'ora di tornare sul campo e sarà una cosa piuttosto imminente, dove vabbè, l'allenatore o l'istruttore o l'educatore, chiamatelo come volete, l'importante è la sostanza, sia comunque carico di entusiasmo e che accompagni i nostri bambini nella miglior proposta possibile dopo tanta inattività, e che si possa tornare veramente a divertirsi e condividere emozioni, che è la cosa principale che ci manca più di tutto in campo. Speriamo, ripeto, che i protocolli attuativi legati alle sedute possano subire una modifica e permetterci di sviluppare un allenamento sempre più completo. Se ciò non fosse, già questo è un buon, come ho detto all'inizio, un buon warm up, un buon riscaldamento per poter approcciare poi la stagione sportiva nel miglior modo possibile. Io faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei colleghi e speriamo veramente di ritornare a sorridere e lavorare in campo con i nostri bambini prima possibile, nelle condizioni migliori e chiaramente attuando sempre la massima sicurezza sanitaria, perché chiaramente bisogna stare sempre molto molto attenti a una possibile ricaduta o al fatto di contenere comunque una curva che è sempre lì, potrebbe causare comunque in qualsiasi momento un ulteriore rallentamento, sarebbe veramente difficile da un punto di vista psicologico sostenerla, perché chiaramente, come ci siamo detti all'inizio, l'aspetto psicologico, il bisogno fisiologico che hanno i nostri bambini di tornare a fare attività sportiva in maniera libera, naturale, spontanea, diventa essenziale. Grazie Pierangelo, vado da Elvio Serighini. Elvio? Mi senti? Il tuo pensiero finale? Mi senti, Roby? Sì, sì, ti sentiamo. Ok. Ti sentiamo, Elvio, puoi andare? Puoi andare, puoi andare. Ce la potremo fare? Ok. Ma guarda, non toccare più il microfono? Ok. Sì, no, dice sì, sì. Allora, il microfono, ok, vediamo, speriamo. Non toccare più il microfono, no, Elvio, perché adesso ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora lo fa in automatico, non so che cosa accade, è impazzito il tuo cellulare o l'apparecchio dal quale ti stai collegando. Faccio un pensiero fra me e me, mi auguro che faccio un augurio. Dai. I basi del settore giovanile. Continuiamo a sentire o non sentire, così non riusciamo a capire. Non mi sentite, Roberto? Il tuo microfono impazzito praticamente si muta e smuta in continuazione. Adesso proviamo a sentirti, adesso diciamo, se non stai toccando niente. Io non ho toccato adesso... niente, Roby. Non ho toccato niente. Allora, vai pure Elvio, vai pure. No, ma è un problema sicuramente dell'apparecchio, insomma, dal quale ti stai collegando. Adesso però vedo che non lo fa più, quindi adesso possiamo sentirti. Vai pure. Vai pure Elvio, vai, ti sentiamo. Provo a concludere vai. Un po' con questo mio pensiero che riguarda da vicino
Sì, dicevo, voglio concludere con un pensiero che riguarda da vicino Accademia, ma può essere, vuole essere esteso a tutta l'attività giovanile di tutto il circondario e naturalmente di tutte le società che operano in questo ambito. E come dicevo all'inizio, nella ripresa abbiamo avuto circa un 70% di adesioni, no, rispetto a tutti i ragazzi che avrebbero potuto sfruttare questa opportunità. Bene, hanno risposto secondo me in maniera molto viva il 70%, 7 ragazzi su 10, ma che è già una buona risposta, un'ottima risposta. Ma io, l'augurio che faccio alla società Accademia e a tutte le che dicevo operano a livello giovanile è quello di alla ripresa, è veramente un augurio, penso sia molto sentito, di non perdere neanche un ragazzo, cioè di fare in modo che i ragazzi dell'anno scorso siano gli stessi della prossima annata, che tutti si possano riavvicinare, che nessuno nel frattempo possa avere perso quell'entusiasmo che aveva caratterizzato prima della sospensione. E questo è un po' il mio augurio, un augurio diciamo di ottimismo e di entusiasmo a fare le cose per vincere tutte quelle difficoltà che anche in questa trasmissione sono emerse, che sono naturalmente condivisibili, ma che naturalmente lottando tutti insieme, ognuno nel suo ruolo, si possano, e mi auguro si possano, come dire, superare lì. Questa è la mia opinione. Roberto, ti chiedo di non coinvolgermi più, perché altrimenti diventa un massacro. Diventa complicata, dice la situazione, va bene? Va bene, grazie. Allora ti salutiamo adesso, Elvio. Grazie, Elvio Selighini dell'Accademia Rimini Calcio. Grazie, Elvio. Però almeno siamo riusciti a molto sentire. Molto complicata. Alla fine il pensiero. Se è stata complicata, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie quindi, Elvio Selighini. Grazie ancora, grazie a tutti e un abbraccio a tutti. Grazie, buonanotte. Grazie, perfetto. Allora, abbiamo salutato già Elvio Selighini. Andiamo da Dario Vanni per il pensiero finale. Allora. Per quanto mi riguarda, quello che mi aspetto da qui ai prossimi giorni, innanzitutto è che il ministro riapra gli sport di contatto, perché sono certo che la federazione nel giro di breve gestirà un nuovo protocollo che ci permetterà anche di fare duelli e partitine con i ragazzi. E poi sono curioso di leggere anch'io il nuovo comunicato numero 1 per capire anche come poter programmare la prossima stagione, perché chiaramente avere la Juniores 2003-2002 o avere la Juniores 2001-2002 sicuramente cambia e poi a scalare tutte le altre categorie. Ultima cosa, anche io, anche se non mi tocca direttamente, mi auguro un aiuto economico da parte della federazione, perché logicamente in questo periodo potrà dare una mano, un aiuto economico da parte della federazione e da parte chiaramente del governo. E ultima cosa, vorrei fare un augurio a tutte le società per una ripartenza buona e soprattutto anche io spero che si perdano pochi bambini, perché comunque questa, uno dei miei timori è che questa problematica porti il genitore a tenersi il bambino a casa piuttosto che dire vabbè, invece di rischiare quest'anno lo tengo a casa e lo faccio giocare con la PlayStation. Sarebbe un errore, però purtroppo è una perplessità che io ho in questo momento per lo sport in generale. Perfetto. Allora andiamo ad Andrea Signorini. Sì, io innanzitutto mi auguro che la situazione generale vada migliorando di settimana in settimana, come sta succedendo ultimamente, perché questa è la base di tutto. Mi auguro che questo periodo estivo, che è luglio-agosto, che vedo che c'è tanta voglia da parte di tutti noi dirigenti, ma anche da parte di tutti gli istruttori, di fare calcio. In qualsiasi modo cercheremo di fare calcio per tenere legati questi bambini, questi ragazzi a questo sport, che se noi ci crediamo vuol dire che per noi è lo sport più bello del mondo. E
vorrei concludere con un sogno, che magari al primo di settembre inizia tutta l'attività come è successo l'anno passato e magari ci vediamo al nostro stadio per fare una bella manifestazione di calcio giovanile tutti insieme. Dicevo, è davvero un bellissimo speech questo per concludere la nostra serata. Molto bene. Allora, io annuncio, perché ancora non abbiamo diciamo, preparato le grafiche, né ancora stabilito la data, che potrebbe essere però giovedì della prossima settimana, che organizzeremo insieme proprio alla FIGC Delegazione di Rimini un incontro molto interessante secondo me per le società, per parlare di fusioni, scissioni, cambi di denominazione, variazioni di organigramma dirigenziale, svincoli, trasferimenti, risoluzione di vincoli, eccetera. Quindi diciamo una tavola rotonda, in questo caso un po' più tecnica, alla quale già vi invito, insomma, a partecipare seguendola. Chiaramente avremo un avvocato specializzato in questo settore che ci darà una mano per cercare un po' di spiegare, di far capire un po' tutte le problematiche. Quindi questo potrebbe essere già giovedì della prossima settimana. Io, prima di salutarvi, allora devo ricordare a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo da casa che adesso siamo anche su Instagram come icaro.sport, quindi se volete contenuti esclusivi ci potete seguire anche sulla nostra pagina Instagram. Invito ovviamente tutti, anche i nostri ospiti, ad andare a mettere, chi ovviamente ha il profilo Instagram, andare a mettere il vostro mi piace. Abbiamo parlato della ripartenza del calcio giovanile e tra l'altro stiamo anche pensando, adesso ancora dobbiamo diciamo organizzare, però ci è venuta in mente questa idea anche su richiesta di alcune società, di alcune addette ai lavori, di tornare con il nostro calcio d'estate anche con una puntata dedicata al calcio giovanile come tradizione di calcio d'estate, chiaramente non a giugno ma a luglio. Quindi insomma vi giro già l'invito in questo momento a partecipare al nostro calcio d'estate con i vostri giovani, perché giustamente, come diceva Andrea, il bello è tornare alla normalità e far tornare i nostri ragazzi, i nostri giovani alla normalità. Bene. Poi vi farò sapere ovviamente se alla fine decideremo di farlo, però è un'idea che ci sta venendo in mente sempre in maniera più importante, sempre più forte, sta iniziando a cavalcare, quindi è probabile che alla fine si faccia. Allora vado con i saluti. Allora grazie a Dario Vanni dell'ASAR, grazie di nuovo, buonasera a tutti, a presto. Grazie ad Andrea Signorini del VIS Misano. Grazie a te Roberto, un saluto a tutti quanti. Grazie Emanuela Molari, io sono abituato sempre a Lela, Emanuela mi viene difficilissimo, però come a tutti. Grazie Lela dell'Atletic Poggio, grazie. Grazie a Pierangelo Manzaroli della Polisportiva Riccione Football Future, che tra l'altro ricordiamo che è affiliata all'Atalanta, quindi insomma un passo molto importante per la vostra società, grazie. Grazie Roberto, un saluto caro a tutti gli invitati, a tutti i colleghi e a tutti gli spettatori. Grazie a Roberto Fabbri della Perla Verde Calcio Riccione, grazie. Un secondo che ti smuto Roberto, perché aspetta. Ecco, adesso ti sentiamo, vai. Dico, grazie a tutti voi, un grazie ai colleghi, che è stata una bellissima serata e buon calcio a tutti, speriamo. Speriamo. E grazie a Luca Fusi della Bellaringe Marina 1956, grazie. Grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti e soprattutto ai ragazzi. Eh già, soprattutto ai ragazzi che ne hanno bisogno ancora più di noi, anche noi ne abbiamo bisogno, ma anche loro. Benissimo, siamo giunti in chiusura di questa serata, grazie ancora a tutti voi, grazie a tutti coloro che sono intervenuti con dei messaggi e tutti coloro che ci hanno semplicemente seguito. Ricordo che la serata sarà trasmessa nei prossimi giorni anche su Icaro TV e vi do appuntamento ai nostri prossimi speciali di Icaro Sport, abbiamo già annunciato quello interessante tecnico insieme alla FIGC, poi saprete tutto ovviamente sulla nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram e il nostro sito News Rimini. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento e buona serata a tutti. Il
Fratelli De Luca ti aspettano al ristorante Musica Frontemare e al ristorante Pizzeria Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita a Riva Azzurra di Rimini, all'altezza del bagno 121. Al Frontemare potrai gustare un ricco e vario buffet, sia a base di pesce che a base di carne. Frontemare, direttamente sulla spiaggia e con un'ampia sala unica con oltre 400 sedute, è il locale ideale per compleanni, cene sociali, cerimonie ed eventi. Allo Zodiaco troverai tante specialità a base di pesce, primi fatti in casa e pizzeria con forno a legna. Frontemare e lo Zodiaco a Riva Azzurra di Rimini. Qualità, professionalità e particolare attenzione ai propri ospiti, anche nel prezzo. Per info e prenotazioni telefono 0541 47 85 42. Passa parola. MediPlus SRL, salute, benessere e qualità ambiente. Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione. Rivendita di prodotti per la salute e di dispositivi medicali, elettromedicali e di materiali di consumo per ambienti sanitari e non. MediPlus SRL, telefono 0541 179 55 12. Email info@mediplussrl.it. Sito internet www.mediplussrl.it. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit effettua visite specialistiche di vario tipo ed esami diagnostici utilizzando apparecchiature mediche all'avanguardia sotto l'attenta osservazione dei migliori medici e specialisti. Con due risonanze magnetiche, di cui una ad alto campo particolarmente adatta per pazienti claustrofobici ed una TAC Total Body a basso dosaggio di radiazioni, sapremo darti un servizio ancora più completo e attento alle tue esigenze. Tutti gli esami e le visite sono eseguibili sia in forma privata che convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit. Lo trovi a Misano all'interno dell'autodromo Marco Simoncelli. Telefono 0541 61 10 95. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Un'azienda proiettata nel futuro deve avere fondamenta solide. Alca Servizi, grazie ad un'ampia rete di consociate, è in grado di fornire assistenza ai propri clienti a 360 gradi. Con operatori generici e specializzati, Alca Servizi offre servizi di facchinaggio e receptionist, pulizie industriali e civili, manutenzione aree verdi, trasporto e logistica. Affidabilità, qualità, flessibilità ed una costante e periodica ricerca di personale serio e competente sono i nostri punti di forza, perché la soddisfazione del cliente è il nostro migliore biglietto da visita. Alca Servizi, via Bidente 1B, Rimini. Telefono 0541 179 5512. Sito internet alcaservizi.com.